Osuđuje se govoriti u ime Vojvode. Mene će primiti odmah. Idemo k njemu. Antonio. Vostra Eccellenza, illustrissima Granduca. Grazie di tutto cuore per averci accolti. Voi sapete che hanno ucciso mio padre? Sì, l'ho saputo. Il mio caro amico mi dispiace molto. Vi faccio le mie condoglianze. Sono sconsolata, mi sento impotente. Laggiù il governo è davvero in mano a degli infami. E purtroppo, signora, tutti i governi sono un po' infami. Voi, Eccellenza, avete fatto prosperare la Toscana. Io vi ammiro sinceramente, come il nostro Marino. Nelle sue lettere c'è scritto che vorremmo costituire un governo come il vostro, toscano. Beh, potevate farmi pervenire queste lettere. Io avrei approfondito molto volentieri il punto di vista di un letterato. No, Vinte? Anche se, perdonatemi, essere uno scrittore non significa essere un buon politico. Allora, voi non avete avuto le mie lettere, Eccellenza? Il vostro segretario, signor Vinte, mi ha detto che le stavate esaminando. No, non crediate mai al mio segretario. Neppure io gli credo. Neppure lui crede a se stesso. Il nostro fiorentino Machiavelli diceva che il potere degenera ogni bontà. È vero. Ho perfino suggerito che un vostro colonnello governasse le armi della città. Caro poeta, state molto lontano dai colonnelli, dagli ufficiali, dai soldati, dagli eserciti in genere. Io preferisco l'aretino, anche quando mi attacca, piuttosto che tutti gli ufficiali quando si inginocchiano. Voi parlate proprio come i miei nemici, quando mi chiamano re dei congiurati. Vostra Eccellenza, vi prego, aiutateci. Quella gente ha ucciso mio padre e sta seminando la morte anche qui a Firenze. Se domani uccidessero anche un grande scrittore come... Hanno ucciso anche il vostro amico, Bucinic. Come avete detto che si chiama? Bucinic. Ma io non lo conosco. Signora, tutto quello che io posso fare per il vostro amico scrittore è di aiutarlo con del denaro. Potremmo mettere in scena qualche sua rappresentazione. Beh, sarebbe già qualcosa. Vedete, i governi cadono da soli, si rovesciano da soli. Nessun governo di nessuna sorte è degno di un genio, come lo chiamate voi, soprattutto quando questo genio si mette a combattere delle guerre inutili contro dei miseri governanti, invece di creare. D'altra parte, voi consolatevi, le maggiori opere non sono state scritte nei momenti di libertà delle nazioni. E poi comunque, se non c'è la libertà a Ragusa, c'è a Firenze. Vi ringrazio per averci accolti, Vostra Eccellenza. Voi evidentemente non capite la gravità della situazione. Ma cosa vi aspettavate che facessi? Che mandassi le mie truppe verso Ragusa? Anche se il governo di Ragusa fosse il peggiore del mondo, la Repubblica qui è stabile. È stabile. Noi non possiamo compromettere l'equilibrio che esiste nel Mediterraneo. Mi pare ovvio che voi non trovate interesse nell'aiutarci, ma penso che Venezia potrebbe avere delle buone ragioni per farlo. Ecco, bravo, sì. Provate a Venezia. Sentite il doge. Ma non ne parliamo più. Signora, se vorrete venirmi a trovare in qualche altra circostanza, sarò sempre a vostra disposizione. Penso di non desiderarlo.
Gentile padrona, la carrozza vi aspetta. Ci sono anche alcuni vostri amici. Amici? Sì. Marine? Lukin, człowiek. Non so cosa sta succedendo, ma per andare a Venezia la strada è lunga. Fino a Venezia? Caspita, davvero in viaggio lungo. Mi hanno detto avrei premura. La contessa deve recarsi dal doge. E di uomo cucciù. I mole danno sprime per noi. Che volete? Mi chiamo Antonio Massaro, vengo da Prato. Vi prego, fateci alloggiare. Abbiamo bisogno, mia moglie ed io. Lei è incinta, prossima al parto. Siamo in viaggio per Venezia, forse già domani riusciamo a trovare una carrozza. Eccola laggiù, giace lungo la strada. Andate a prendere la vostra donna. Dormirete nel fienile. Non in casa, no. Gospo, sadste moja žena. U devetom ste mjesecu. Prenemažite se, to je jedini način da nas gazda primi prenoćit. Pridržite. Uskoro trebate roditi. Caspita, vi spinge a viaggiare in queste condizioni? Mia madre è in agonia. Voglio assolutamente vederla prima che muoia. È meglio che non la vediate morire. La visione di mia madre morente mi perseguita ancora. Mi è spirata fra le braccia. Non pecchiamo d'animo. Vedi che è incinta. Prendila in casa. Entriamo in casa, su. Grazie. Sapevo che ci avreste ospitati. Come potevi fare a saperlo? Così ho notato sul vostro volto lo sprazzo di bontà che il buon Dio concede ai suoi eletti. Voi aiutate la gente.
Non troppo volentieri. Ah, aiutate voi, aiutate. Questa gioia è in voi, non ve ne rendete nemmeno conto. Gira ogni sorta di genia da queste parti e siamo stati visitati anche dai ladri. E uno l'ho ucciso, proprio qui. Ecco, un po' di latte. Grazie. Come scalcia. È così vivace questo bambino. Siete così bella. Nessuno direbbe che state per partorire. È mio marito che si prende cura di me. Lui è così premuroso. Ma ci accarezziamo ancora, anche se sono al nono mese. È bello vedervi così innamorati. Beviamo, su. E salute. Salute. E benvenuti. Buon riposo. Buonanotte. Come tutti gli umani, da Adamo ed Eva fino ad oggi. Dalla fessorina, la femminuccia, dalla moschetta, la canuccia. Dici bene! Ma al nostro padrone, un servo gli slaccia i pantaloni e l'altro gli libera l'uccello! In che modo strano piscia il nostro signore! Nostro padrone! Signore! Avete detto bene, signore. Io sono un signore. Miles Gloriosus, ovvero il capitano. Cosa volete? Signore, veniamo da Ragusa. Vi presento Marino D'Arsa, scrittore di drammi e di commedie, di farse e di drammi pastorali. Mm-hmm.
Dunque, lei è Marino D'Arsa, il Raguseo. Sì, signore, io sono Marino D'Arsa. Il Raguseo? Sì. Mai sentito. Tu hai sentito? Queste sono due delle sue commedie. Sono state stampate a Venezia. Venezia. Come mai avete lasciato quella stupenda città? Marino è stato scacciato da Ragusa. Siamo tutti e due attori. Potreste prenderci qualche giorno con voi per fare qualche soldo. Perché è stato cacciato da Ragusa? Si faceva beffa del suo palco dei governanti ingordi. E questo sarebbe vietato? Voi non potete dare del condottiero di merda a vostro padrone. Lo si può fare, ma solo una volta, e mai più. Colombina, vai, annuncia il maestro e la sua dama. Bisogna aiutarci l'un l'altro. Chi fa del bene può sperare di essere ripagato con il bene. Colombina, ma non dir fesserie, vai in scena. Signore e signori, vi presentiamo gli attori di Ragusa. Vediamo come essi trattano i loro padroni. Nobilissimo e benevolo popolo, per via di negromanzia giunsi io nelle terre promesse di antiche Indie. Vi chiedete cosa vi trovate? Vidi le terre dove la luce della stella mattutina non tramonta mai. Dove non esiste il mio e il tuo, ma tutto è di tutti. E ciascuno è padrone di ogni cosa. E gli uomini a cui tocca in gran sorte di vivere colà sono benevoli.